Buonasera a tutti e benvenuti alla terza edizione delle Latitudini dell'Arte. E ringrazio Palazzo Ducale perché appunto ci ha ospitato ancora una volta in questo bellissimo spazio che cerco di tenere sempre legato a questa manifestazione perché ben presenta i lavori degli artisti, il munizioniere di questo palazzo. E ringrazio naturalmente la regione, il comune, il consolato federale di Germania di Milano che hanno dato il patrocinio a questa mostra e chi ha supportato la mostra, i nostri partner, il Goethe Institute qui rappresentato dalla dottoressa Canu e tutti gli artisti presenti. Tengo a dire una cosa importante: questa mostra è stata realizzata grazie alla grande collaborazione delle gallerie, fondazioni e musei presenti, perché senza di loro io da sola non avrei potuto mettere insieme così tanti artisti professionisti e internazionali come abbiamo, ai quali farei subito immediatamente un applauso. Buonasera, io vi do il benvenuto quindi anche a nome del Goethe Institute Genoa, vi ringrazio per essere qui e poi abbiamo anche ospiti tedeschi und da wir auch deutsche Gäste hier haben, herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie da sind, vielen herzlichen Dank. Non devo ma voglio fare un ringraziamento particolare all'Associazione Arte Vici e nominalmente a Virginia Monte Verde. Lo voglio fare perché non solo perché ha scelto la Germania e la scelta in questo modo così diversificato da così tante diverse prospettive come linguaggi, come scelta anche di generazioni di artisti, ma lo voglio fare perché Virginia ha un grande merito, che è quello di saper creare rete e di fare collaborazione. E questo è in questi tempi, non solo in questi, ma in questi particolari, non solo una necessità, ma una grande forza. Quindi grazie. Raccontavo alla stessa Virginia che ha veramente questo spirito battagliero fortissimo di coinvolgere mari e monti, si può dire così, qui a Genova si può dire mari e monti, certo, di coinvolgere mari e monti e dunque parlando di latitudini continuamente, perché le latitudini con l'arte non si fermano e dunque lei moltiplica le latitudini, l'arte va ben oltre la geografia vera, Hermann, uno degli artisti che espongono in rappresentanza della Germania, dice vota l'arte, ascoltiamolo magari, arriveremo proprio a capire, a sentire bene questo fatto, insomma, che possiamo andare ben più lontano che il mondo alla mia geografia. Raccontavo dunque alla nostra accaditissima curatrice, bravissima sicuramente, perché apprezzo molto l'allestimento, oltre che la scelta delle opere, probabilmente non tutto dovuto a lei, che ma dal momento che tu scegli le gallerie, conseguentemente scegli anche le opere, gli artisti, e dunque sapeva quello che le sarebbe arrivato. E dunque il merito quindi è sempre centrale, ma raccontavo proprio lei in una visita da solo, totalmente, sono stato intruso per qualche momento in questa mostra, che di botto mi imbatto in un dipinto. Avendo prima apprezzato tanta parte delle cose viste, dico no, questo qui sta aiutando, e ho calato evidentemente in questa atmosfera propositiva della mostra, tutti autori, nuovi o non nuovi, comunque con spirito propositivo, e dunque osservavo che un quadro era stato sicuramente preso a prestito da chi? Da Albers, ma vado a vedere il nome, era proprio Albers, e dunque questo per dire che questa mostra è ricca di questi trabocchetti.
francamente per sottolineare, ma tutti gli altri non citati danno un analogo contributo, per sottolineare che la vostra è vivacissima, sono davvero latitudini, le latitudini non costituiscono, questo sia il tuo intendimento, non costituiscono una vostra tema di fronte al quale tanti diversi artisti si misurano. Nulla di questo, ognuno si è misurato con se stesso, si misura con ciò che gli sta attorno, perché diversamente non sarebbe un artista attendibile, e cosa fanno? Esprimono le proprie latitudini ed esprimono anche le latitudini della cultura a cui appartengono, nella fattispecie tedesca e italiana. Questo spostamento delle latitudini rendono Genova il centro di provocazione culturale nel nostro tempo e in cui, diciamo così, l'omologazione è sempre in agguato. Ora, se anche qualcuno degli artisti presenti qui fosse toccato da questa omologazione, non lo escludo, avendo visto le opere, tuttavia, a causa di queste latitudini, sarebbe portato immediatamente a sconfessarsi e dunque ad andarsi a una omologazione. A massima libertà, ringraziamo anche tutte le gallerie che sono offerte, che sono pilastri di questa mostra, perché hanno contribuito emotivamente, e non solo emotivamente, alla realizzazione coraggiosa di questo progetto di Virginia. Dunque, una buona serata a tutti. Ciao. Grazie Carmelo. Nella stanza qui alla mia sinistra ci sarà la performance di Rosenstock.